Siamo con Massimo Chiappo, siamo in una sede direi fantastica, siamo a Pollenzo, siamo nella sede dell'università, quindi è qui che è in pratica un tempio per quanto riguarda la ristorazione, l'alimentazione, la sana alimentazione. Cosa è avvenuto oggi? Oggi è venuto un nostro quinto incontro, negli ultimi anni abbiamo creato questa società con ICA, un incontro tra tutti i professionisti in maniera trasversale, quindi coinvolgendo tutti gli aspetti della filiera del food service. Qual è la vostra mission? La nostra mission è quella di poter in maniera unire e cooperare e creare quindi una piattaforma neutrale nel quale tutti gli operatori possono incontrarsi, fare networking, quindi modalità di unione, di cooperazione e nel tempo stesso nelle nostre riunioni potersi portare a casa delle informazioni, un arricchimento, a volte trasversale come abbiamo visto oggi parlando degli argomenti più vari e altre volte anche tecnico. Questa è un pochino la nostra mission. Qual è, diciamo, oggi l'esigenza dell'imprenditore agroalimentare? L'esigenza principale è quella di stare al passo coi tempi, di essere informato e di poter sempre proporre qualcosa di diverso che di quello che è già presente sul mercato, per poter vincere questo periodo che comunque sta protraendo un po' nel tempo, che comunque è un periodo di stasi. Però coloro che sono innovativi e riescono a stare al passo coi tempi e si informano e scambiano anche le loro informazioni e riescono a fare la differenza sul mercato. Facciamo finta che io abbia un'azienda agroalimentare che ha, diciamo, un bel fatturato, 40-50 milioni di euro, le cose vanno più che bene, però il mio futuro non so bene come sia, no? E quindi voi che supporto potreste darmi? Potremmo innanzitutto metterci con il nostro network in contatto con diversi professionisti del settore, quindi colleghi, quindi coloro che comprano i prodotti, coloro che lavorano i prodotti, coloro che producono i macchinari che lavorano questi prodotti, quindi si crea comunque un contatto a 360 gradi. Secondariamente con questi contatti uno potrebbe capire in maniera molto chiara come può cambiare il suo prodotto o chi può utilizzare il suo prodotto, perché di sicuro molta gente non lo conosce e quindi si crea nuove opportunità. Soprattutto in una piattaforma dove si parla tra top manager o proprietari, quindi è un contatto diretto, ci si guarda negli occhi e logicamente sono persone che prendono la decisione, quindi sanno esattamente di che cosa stanno parlando. Quindi oggi un'azienda che magari vede un po' nebulosità nel suo futuro per tante motivazioni può avere delle capacità intrinseche che magari lui non conosce e voi invece le mettete fuori, le fate vedere. Certo, presentandosi agli altri, presentandosi alla platea, presentandosi alle persone che partecipano ai nostri network, è un'opportunità per mettersi alla luce, per far capire agli altri che cosa si sta facendo e gli altri possono capire, ah, mi interessa questo prodotto, ah, mi interessa questa idea o possiamo collaborare e fare qualcosa assieme, assolutamente sì. Il vostro futuro come lo vedete? Il nostro futuro, abbiamo iniziato la fase 1 che è quella di avere questi due convegni all'anno, quindi aumentare le nostre membership, quindi aumentare i nostri partecipanti che si iscrivono con una tassa annuale e il futuro è quello di iniziare con la parte dell'Academy. Abbiamo una piattaforma che abbiamo già collaudato per fare la formazione online su temi specifici del settore, una formazione online che non è meramente una scartoffia per cui sì no, multiple choice o di questo tipo, è una formazione seguita da professori, quindi una parte didattica più una parte in aula che permette appunto di consolidare e di appurare ciò che è stato imparato in precedenza. Chi volesse mettere in contatto con voi cosa può fare? Direttamente sul nostro sito ci sono tutte le informazioni, ci sono tutte le informazioni relative agli eventi precedenti o all'evento come questo. Chi è membro ottiene una password, può scaricarsi tutte le presentazioni dei relatori per un periodo limitato. Ogni volta che c'è un evento c'è una password provvisoria, si può entrare e vedere esattamente che cosa stiamo facendo. Grazie. Grazie a voi.